iCode permette ai bambini e alle bambine di creare storie animate. I bambini osservano le due librerie di immagini dalle quali attingere sfondi e personaggi ed incominciano a confrontarsi. Costruiscono storie utilizzando gli sfondi e personaggi dove il protagonista deve compiere un'azione: raggiungere il cibo come l'acqua da bere o la ghianda da cogliere, superare il bosco senza incontrare il lupo oppure incontrare un amico. Viene scelto il simbolo dell'iCode come soggetto principale della storia, che i bambini chiamano l'omino. I bambini scelgono lo sfondo che rappresenta una stanza con tante porte. Per i bambini è un castello. La storia inizia. C'era una volta un omino dentro il castello, che fa dei passi per arrivare alla porta gialla e poi sparisce. I bambini costruiscono insieme la stringa per animare la storia e per far muovere l'omino attraverso la porta. Ecco, è sparito, ora finisce dentro un bosco. Ma nel bosco c'è un serpente e lui scappa. Sale sopra l'albero e poi diventa gigante, torna giù e fa scappare il serpente. Una volta accolta la possibilità di costruire stringhe che codificano i movimenti dei personaggi, per i bambini di questa età la narrazione, anche semplice, acquista qualcosa di magico. Le tessere permettono di andare avanti, indietro, di girare su se stessi, di ingrandirsi o di rimpicciolirsi, di sparire. Azioni straordinarie che non potrebbero essere rappresentate in modo altrettanto efficace attraverso la grafica o con altri linguaggi analogici.